Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi vedremo lo spruzzapeperoncino. Mitraglietta, forze speciali, mitraglietta automatica a elevata cadenza di tiro, precisa se usata in brevi raffiche. Comunque mitraglietta facente parte dei progetti spia, quindi disponibile in questo momento dai lama disponibili anch'essi in questo momento. Oggi vedremo questa mitraglietta al 130 full perk. Come è stata percata? Doppio livello critico, doppio danno critico e elemento energia. L'ultima perk di quest'arma è il danno inflitto con quest'arma rallenta la velocità di movimento del bersaglio del 30% per 6 secondi. Perché non ho optato per una versione con una delle nuove perk? Perché anche con questa mitraglietta non ci troveremo quasi mai praticamente fermi a dover sparare agli zombie. Certo, sarà possibile che succeda, ma non così tante volte come ci aspettiamo. Insomma, una mitraglietta va bene dalla corta, media distanza. Questa, se usata a brevi raffiche, anche un pochino dalla lunga distanza, ma risulta parecchio debole dalla lunga distanza. Perciò ecco spiegato il motivo comunque della perk del rallentamento. Visto che comunque ha una cadenza di tiro abbastanza elevata, possiede tanti colpi, riusciremo comunque a rallentare tanti zombie nello stesso momento, magari un gruppetto di zombie che ci pusha tutti insieme. Quest'arma ha un caricatore da 34 colpi, una velocità di ricarica di 1,5 secondi, queste statistiche senza dover andare a cambiare nessuna perk, quindi risulta parecchio comoda sia per comunque il numero totale di colpi, sia per la velocità di ricarica, comunque molto comoda. Che dire comunque, sicuramente non una delle migliori mitragliette, questo mi spiace dirvelo. Non sono sicuro di quello che sto dicendo, ma secondo me lo spettro silenziato per quanto riguarda il danno per secondo resta leggermente superiore. Però vi ripeto, questa è soltanto una mia opinione. Secondo me, come potremmo renderla ancora più utile questa mitraglietta? Ovviamente scegliendola di un elemento a nostro piacimento. Faccio un esempio. Io, che ho lo spettro silenziato di fuoco, mi conviene farmi questa mitraglietta d'acqua, magari? Piuttosto che a natura, visto che non ho mitraglietta a natura? Che dire comunque, ho dovuto optare per il doppio livello critico, in quanto comunque avendo così tanti colpi, mi risulta abbastanza comodo avere la percentuale della probabilità critica al 51%, così che appunto sia molto più stabile il danno critico, cioè che mi entrino molto più spesso i colpi critici rispetto al 38% di probabilità. Quindi in questo caso diminuiamo un po' il danno per secondo, perché potremmo mettere danni e boss rallentati, danni e boss della nebbia, oppure semplicemente danni. In questo caso ho scelto di optare per un doppio livello critico per avere appunto il danno più stabile, e la build che sto utilizzando, beh, che dire, la conoscete bene, no? Nonostante questo, mi sembra comunque di aver provato molte armi più forti, mi sono sentito parecchie volte magari in difficoltà a killare magari uno smasher, perché sicuramente abbiamo armi molto più forti per quanto riguarda il danno per secondo, però quando la quantità di zombie si fa più considerevole, risulta parecchio comoda. Quindi che dire, raga, finora tra quelle che ho provato è sicuramente quella che mi piace meno. Senza nulla togliere comunque a questa mitraglietta, semplicemente le altre armi mi piacevano leggermente di più. Vabbè, il pompa è veramente forte, mentre l'arma a colpo singolo mi è piaciuta nonostante io non sia un amante delle armi a colpo singolo. Vi ripeto che la mia opinione è, secondo me, fare questa mitraglietta di un elemento a nostro piacimento. Quindi badate bene, magari se avete lo spettro d'acqua fate questa di fuoco piuttosto che viceversa. Insomma, non devo essere io a dirvelo. Salva il mondo è un gioco bello perché appunto varia da giocatore a giocatore. Avete modo di personalizzare le vostre build, le vostre armi, i vostri elementi e tutto ciò che riguarda le armi. Io ci tengo a sapere la vostra qua sotto nei commenti, raga. Fatemi sapere cosa ne pensate sia dell'arma sia del video, se vi è tornato utile oppure no. Vi ricordo che se userete il codice KinuTV nell'item shop di Fortnite vi entreranno molti più colpi critici rispetto a prima. Ci tengo a ringraziarvi comunque di aver guardato fino a qua. Noi ci vediamo alla prossima. Bella bella!